Cari amici, rieccomi, rieccoci qui. Allora, una specifica per quanto riguarda l'immagine di video copertina. Diciamo che ho cercato come si dice, dei top campionati europei, almeno delle prime righe, ma non mi piacevano molto per diversi aspetti, quindi ho dovuto mettere, come dire, la famosa nostra triade Serie A, Serie B e Serie C. Oltre a questo, un altro piccolo preambolo che volevo tranquillizzare, diciamo, tutti i miei conoscenti riguardo un po' a una fase particolare dovuta purtroppo a queste calure del periodo non tanto amato da me, penso anche da tanti, al Solleone di luglio e Camafa. Comunque sono in ripresa, è ovvio che devo cercare di stancarmi di meno e quindi veniamo però all'obiettivo di questo videoclip, nuovo videoclip del mio canale YouTube Nicola De Lucia. Allora, penso che un po' tutti abbiamo fama, proprio tanta fame di ricominciare a guardare i nostri campionati, ma voglio dire anche i top campionati. Io vi parlo, essendo un abbonato qui a casa con The Code SKQ, quindi avendo la possibilità di vedere, è ovvio che uno non si guarda tutte le partite, ma un paio se le guarda, diciamo a settimana. La Serie A di Sky 3 su 10 in esclusiva tra Sky e DAZN, tutta la Serie B. Non so se hanno rinnovato l'offerta anche per quanto riguarda la Serie C, me lo auguro. Poi la Bundesliga, la Ligue 1, la Premier League. Ovviamente su Sky abbiamo anche le altre offerte sportive come la Formula 1, la MotoGP, il tennis. A proposito di questo, forza Berrettini, quest'oggi impegnato a Gstaad in Svizzera, e anche forza Musetti, impegnato nella semifinale anche lui ad Amburgo. Allora, stavo dicendo, dal calciomercato, che noi tifosi appassionati leggiamo giorno dopo giorno delle varie squadre di Serie A e altro, penso, come ho detto poco fa anche ad un mio amico telefonicamente, che se anche avremo dei campionati un po' sfasati, perché ci saranno tra i vari campionati le soste tra periodi festivi, diciamo, e soprattutto per il mondiale, che per noi, aia aia, è un super campanello d'allarme non partecipare per la seconda volta di fila. Insomma, bisogna rivedere un po' il calcio italiano. Comunque, dal calciomercato che si sta sviluppando, non per niente abbiamo un Monza scatenato sul mercato come neopromossa. E la dichiarazione di Galliani e di Berlusconi come vogliono raggiungere il decimo posto, secondo me, è alla loro portata. Certo, io sono tifoso milanista e ve la devo dire tutta che sono abbastanza irritato da questo prende e lascia, mi riferisco a Decathlon, dove tu puoi anche trattare sì per un mese, ma
Mi auguro vivamente che si arrivi ad una fumata bianca e non grigia, perché, o nera come si dice, perché sarebbe un vero peccato, anche perché se ci teniamo conto di noi tifosi milanisti, insomma, abbiamo perso Franceschi e bisogna rimpiazzare Decathlon, certo io seguo, va bene, sì, su diretta, flash score, risultati di tanti campionati, ma ovviamente un altro conto è guardare le partite. E non giocando questo ragazzo la Supercoppa del Belgio, e poi penso che non so se giocherà nella prima di campionato del Belgio in questo fine settimana, non lo so, ma mi auguro che questo ragazzo De Cattolaro venga preso. Con la parte di questo, i ritorni di Pogba, l'arrivo di Di Maria per quanto riguarda la Juve, il ritorno della Lula per l'Inter, Lautaro, Lukaku, quindi secondo me, come stavo dicendo prima, nonostante tutto avremo dei campionati interessanti, intriganti, entusiasmanti, avvincenti ed affascinanti, perché alla fine si sa che no, le sorprese ci sono sempre, non finiscono mai, ci saranno sempre. E quindi attendiamoci una Serie A, per non parlare, anzi, e per parlare ovviamente anche del campionato che ha detto di Serie B, dove ci aspetta una stagione incredibile con Cagliari, Genova, Palermo, Bari, insomma, sarà una stagione straordinaria. Ovviamente io ve ne terrò, ce ne terremo conto qui sul canale, sui social. Siamo in un periodo, ho detto, molto caldo, quindi magari sono meno attivo, qualche volta posto qualcosa. Che dire, sta per arrivare, la nuova stagione sta per arrivare, il tutto inizierà, come sappiamo, attraverso la Ligue 1, la Bundesliga, la Premier League. Non vedo l'ora di guardarmi le prime partite su Sky, e voglio concludere il video facendo una piccola menzione. Non, diciamo, sì, io sono tifoso milanista, ma se non ricordo male, da come vidi la programmazione Sky DAZN delle prime 5 giornate, magari mi aspettavo una coesclusiva Sky DAZN per quanto riguarda il Milan, non dico la prima, ma non dico magari la seconda, ma la terza giornata. Invece, se non vado errato, il Milan sarà trasmesso, credo, o alla quarta o alla quinta giornata in coesclusiva. Comunque, vabbè, sono scelte aziendali. Noi ci vediamo per i prossimi video. Magari in questo periodo non sono molto, come si dice, effervescente, frizzante, come mi conoscete, il caldo purtroppo fa la sua cattiva parte. Bene, intanto per oggi io dico forza Berrettini, forza Musetti, e dico forza Ferrari, perché non dimentichiamoci che ci sono oggi le qualifiche del Gran Premio delle Castellet in Francia. Forza Ferrari, anche se Sainz molto probabilmente in gara partirà dal fondo della griglia. Speriamo Leclerc continui con questa fase positiva.
Noi ci rivediamo sui nostri canali e quindi buon fine settimana a tutti. Ciao!